Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente un nuovo video full face low cost. Mi sono arrivate un sacco di novità, ma anche qualcosina che ho acquistato io della collezione di Essence, perché io cerco sempre le novità di Essence che sono sempre molto succose. E quindi niente, direi subito di iniziare. Da cosa iniziamo? Dalla skincare oggi. Così, Ale, perché dovete sapere che prima di questo video ho registrato un video Halloween, quindi la mia pelle ne sta risentendo ed è solo il secondo look di Halloween, vorrei farne anche un altro, ma non so se farò in tempo. Comunque, Hydra Serum di Catrice con l'acido ialuronico e la niacinamide. Niente male questo sierino. È trasparente. Questo l'avevo già provato perché essendo qua in studio quando mi strucco e faccio un altro video lo uso sempre e mi piace perché è anche leggermente appiccicosiccio, quindi perfetto pre-makeup. Lascio la pelle abbastanza, vedete, rimpolpata, molto molto carino. Ve lo faccio vedere. E ci sono diverse linee in base alle esigenze di Catrice. Siccome voglio una base abbastanza fresca, glowy, eccetera, eccetera, voglio provare ad aggiungere sopra questo Primer Serum di Wet n Wild. Che come potete vedere è tipo tutto luminoso. Non uso tanto spesso Wet n Wild, quindi ho detto proviamolo. Vediamo un po' com'è. Super liquido. Sembra proprio un siero. Buono il profumo. Io che mi cospargo di sieri. Oh. Mi sento già meglio. Qui è scritto che è un siero primer idratante con acqua di rose, tè verde, un estratto di tè verde che va ovviamente a nutrire e rendere la pelle perfetta per andare poi a indossare il make-up. Beh, direi che glowy sono glowy, mi piace un sacco l'effetto. Sopracciglia usiamo questo di Makeup Revolution, è un mascherino fatto così. Che dovrebbe andare a pettinarle, trasparente. Vediamo un po' se me le fa rimanere un pochino su. Ormai sono mesi che non faccio la laminazione, quindi le mie ciglia e sopracciglia sono un po' sfigatelle. Ma non capisco, è giallo o verde lo sfondo? Meglio così. È molto leggero come gel, non è che va proprio a fare effetto laminazione, però le pettina. E le lascia più disciplinate. Quindi dipende uno un po' cosa cerca. Io di solito voglio quelli un pochino più strong. Fondotinta non è super low cost, però voglio mostrarvi il Best Skin Ever Glow di Sephora, perché non vi parlo mai di Sephora Collection e siccome è uscita questa novità, secondo me molto interessante, ve la volevo mostrare. Allora, questa è la colorazione 20N, è leggermente scurina, però sono ancora un po' abbronzata rispetto al mio viso che ogni volta, cioè, guardate che differenza. Quindi lo posso ancora usare. Faccio un pump e vi faccio vedere metà viso. Secondo me è copertura leggera ma stratificabile e lascia veramente la pelle super luminosa e uniformata. Comunque rimanendo second skin. Quindi rientra nei fondotinta che mi piacciono ultimamente. Anche se devo ammettere che in questi giorni ci sto andando giù pesanti con le basi belle strong. Però dopo un tot di ore proprio si vede la pelle più secca, più segnata, quindi secondo me alla fine per tutti i giorni preferisco fondotinta così leggeri, luminosi, vedete come va subito a uniformare. Qua ho Bob, salutatelo, è un po' giallino e questo è l'effetto, come vedete tutti i rossori, le varie discromie sono uniformate, ma ad esempio Bob si nota ancora leggermente, però la differenza è bella evidente, quindi vado a fare anche l'altra metà viso e mi sta piacendo. Penso che vorrei comprare una colorazione un pochino meno gialla, perché questa è veramente tanto gialla. Con due pump si riesce tranquillamente a fare tutto il viso. Davvero, davvero bello. Correttore, andiamo avanti sempre con la stessa linea. Questo è il colore 20. Molto chiaro, molto leggero come correttore, va leggermente anche qui a uniformare, ma non copre del tutto le occhiaie. Anche qua lo usiamo giusto per andare a schiarire un po' le varie zone del viso che vogliamo far uscire. Vedete come illumina lo sguardo?
Molto molto bella questa linea. Se cercate qualcosa di leggero di Sephora, acchiappateli. Ho comprato da Douglas Elf Camo, come si dirà? Vabbè, che è un fondente in polvere. In realtà io l'avevo preso per illuminare le varie zone del mio viso. Forse ho cannato la colorazione, l'ho usato oggi per il trucco di Halloween. Perché è abbastanza coprentino, avrebbe anche la spugnettina. Ho preso la colorazione Fair 120, però appunto è molto molto chiaro, quindi lo useremo solo per andare a illuminare. Mentre per fare un po' di soft baking uso una mia cipria preferita di Catrice, ovvero la True Skin. Questa setta lascerà la pelle comunque levigata, senza seccare, è veramente ottima. Sì, quel gel sopracciglia è proprio acqua fresca per i miei peli, non ha fatto niente. Ah oh no, cavolo, dovevo usare questa, la spugnettina per fare soft baking di Essence, l'ho dimenticata. Lo vado a fare anche perché adesso truccheremo gli occhi, quindi secondo me è meglio se lascio un po' di cipria. Questa spugnetta è ottima, costa pochissimo e diciamo che è come un po' questa qui di LH Cosmetics, è ovviamente meno affilata, però è valida anche lei e costa boh, 2-3 euro. Queste qua sono belle perché potete anche portarle tipo in giro o darle alle spose perché rimane un po' di cipria così possono ritoccarsi durante la giornata. Comunque, now, allora, di palette effettivamente ce ne sono diverse e io non so quale scegliere perché abbiamo. C'è praticamente questa collaborazione con Disney, ne sono uscite tantissime. Comunque, questa con Cruella mi piace particolarmente perché ha tutte queste tonalità grigie e anche delle texture particolari, tipo un po' Huda. Tonalità freddissime che non si vedono spesso in giro nelle palette, anche se ultimamente un pochino di più. Palette Fallen Colors, queste sono le tonalità, quindi più autunnale, molto molto carina. Devo ammettere che sono un po' indecisa. Questa assomiglia troppo alle palette di Huda, veramente. E poi abbiamo lei. Quanto è carino il pack! Con invece tonalità sul rosa. Comunque, bellissima anche questa. Sapete che io andrei con lei? Lo so che siamo in autunno e tutto, però dai. Mi ispira un botto. Anche questa è bella, eh. Ah, nel frattempo sai che c'è? Avevo comprato la maschera labbra di Essence, appunto di questa collezione Pumpkins Pretty Please, ma non riuscirei a parlare, quindi metto l'olio. Olio labbra che cambia colore con olio di semi di zucca e profumazione latte speziato. Intensifica il colore delle labbra semipermanente. Cioè, una collezione alla zucca, potevo non comprarla? Ovviamente no. Questa è presa sempre da Douglas. Sì, è leggermente speziato, ma non si sente tanto. Quanto amo gli oli. Ok. So, alla fine andiamo di Cruella. Sì. Ho detto, ma c'è la plastica? No, era lui che era un po' duro e fresco. Questo secondo me è da utilizzare tipo base come quelli di Huda, perché non ha colore. Magari gli shimmer si aggrapperanno meglio. Guardiamo un po' di shimmer. Alcuni sono very cute. Bello, questo qui è bellissimo. Quanto è bello. Sai che lo useremo su tutta la palpebra. Facciamo uno smoky. Bello intenso, ci sta. Andiamo quindi con Obsessed. Questo colore scuro. E lo applichiamo su tutta la palpebra. Allora, per essere un nero low cost è abbastanza pigmentato e fa un po' di polverina qui sulla cialda, però non mi sembra male. Io come sempre lo picchietto per avere più pigmentazione. Poi prendo questo grigio, bellissimo questa tonalità, e lo applico subito sopra. E infine, come colore chiaro, vado a prendere proprio questo chiaro, 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 chiaro. E sfumo ancora più sopra. Riprendo il nero e rintensifico un pochino perché con gli altri ombretti è andato un po' via. Il problema di questi ombretti low cost è che appena lo sfiori svanisce. Cioè, ok, è abbastanza pigmentato, ma non bisogna proprio sfumarli, bisogna solo tamponare perché sennò va via.
Ora andiamo con Mr. Devil e lo applichiamo come base appiccicosiccia per poi con lo shimmer andare ancora più power. In realtà è strafigo, tipo anche come effetto di palpebra bagnata, però ho paura che con il tempo se ne vada un po' o faccia le pieghe, quindi meglio evitare. Però per un effetto Halloween non è neanche male. Ok, ora vado con Black e lo picchietto sopra. Questo colore è bellissimo. Mi piace un casino. Oh yeah, come base top. Bello il colore. Ok, vado a togliere il fallout. E vado con il grigio anche nella rima inferiore. Colore più luminoso, ovviamente, all'angolo interno. Fashion molto bello. Cioè, guardate com'è luminoso, bellissimo. Pensavo che diventasse più arancione. L'ho visto ora, è fucsia. Bruttino. Questo colore non mi piace per niente. Cos'è? Direi che faccio un eyeliner, però non abbiamo nessun eyeliner low cost. E poi applichiamo le ciglia finte che ho comprato, queste qui, sempre della linea con Cruella. Sembrano anche belle. Un po' nel mio stile. Finalmente non fanno più ciglia super piccoline, misere. Allora, non mi piacciono perché sono piene di colla l'attaccatura. E poi togliendola si è stappato un pezzo. Vabbè, magari tutta questa colla la teneva troppo attaccata alla confezione, ma cioè, ce n'è veramente tantissima. Quindi si vedono un botto che sono fake perché si vede questa colla lucida. Meglio quella di Primark. Nel frattempo andiamo a scaldare un pochino il viso. Utilizziamo questa palettina che in realtà avevo già usato con Depths. È molto bella. Questa mi piace un sacco, sempre di Catrice. Lily Vagabond poi. Troppo carina. Vado semplicemente un po' a scaldare. È abbastanza chiaro, quindi vedete, secondo me, se siete più scure di me, non riuscite ad utilizzarla, però è molto bella. Non so cosa è successo, ma penso che vediate che qua c'è una macchia. Ma ho messo anche tanta cipria. Ok, ne ho messa troppa. Cioè, qua non prendo il colore. Cosa sta succedendo? Non doveva essere un fail, ok? Questo video. Allora, abbiamo tantissimi illuminanti. Manco un blush. Vabbè, blush allora usiamo questo che ho comprato di XX Revolution perché praticamente stavo cercando un dupe di quello di One Size e forse questo aranciato ci assomiglia. Proviamolo. Ah, aspetta che metto le ciglia, me ne stavo già dimenticando. Look non si vedono neanche. Ma poi non riesco a vedere questo rossetto obbrobrioso. Vabbè, blush appunto, pack molto bello. Si vede che è un pochino più costoso. XX Revolution. Questo è il colore arancio power. Si chiama Retro. Madonna, se è power. E lo andiamo ad applicare leggermente perché comunque con i look freddi non mi piace usare troppo blush aranciato, però. Molto bello come colore. Forse quello di One Size è più scuro, come tonalità di arancione. Ma perché non. Cioè, dove abbiamo applicato il baking? Non prende. Non mi era mai successo una cosa del genere. Proviamo a spruzzare il setting spray, vediamo se poi riusciamo a risolvere la situazione. Questo è il Prime and Fine Multitalent Fixing Spray, sempre di Catrice, che dovrebbe far durare di più il make-up. Vediamo. Madonna. Questo lava. Prepotente. Proprio ti lava. Prepotente. Cattivo. Non mi piace. E sembra proprio identico a quello di Astra, il pack. Vediamo se ora prende anche qui. Sembrerebbe di sì. Questo super autunnale. Un quasi arancione zucca. Siccome ho esagerato, possiamo dire ho esagerato,
Andrei con questo a schiarire un po' tutta la situa. Vediamo come ci troviamo. Ovviamente ne applico poco 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 nelle zone strategiche. Raga, sto venendo. Non lo so, mi sento un clown. Fatemi almeno, vi prego, sistemare le sopracciglia perché così è proprio. Cioè, questo qua di NYX riesce a fissarmele e a colorarle in uno step solo. Cioè, guardate la differenza. Cosa state aspettando a comprarlo? Mi chiedo io. E mi cola il naso, figuriamoci. Ok, già molto meglio. Andiamo a togliere sto brobrio di olietto. Non ci siamo. Questo colore non me lo aspettavo. Cioè, me lo aspetto da una cosa così, capito? Cioè, questo qui era Essence Cranberry Lip Oil e ok, ci sta come colore, ma io mi aspetto un arancione. No, Brecchi, lasciate in pace la coda, capito? Anche bello il colore perché comunque se uno ha le labbra chiare ci sta anche, però io volevo questo, ok? Non questo, questo, non questo, questo. Vabbè. Illuminante Cruella. Questo è praticamente la copia di Charlotte Tilbury. Potrei fare un altro video low cost versus high cost perché ci sono diversi prodotti molto simili. Vedete, fatto così ed è un po' rosina. Vado a picchiettare qui. Speriamo non mi divida la base. Allora, non è proprio un illuminante, cioè lascia la pelle un pochino più radiosa, vedete? Carino. Non mi dispiace questo. C'è proprio anche on e off. Bello. Come illuminante abbiamo o sempre di questa collezione qua con Maleficent, però questa volta tre illuminanti. Oppure della Falling Colors abbiamo questa qui. Io proverei Maleficent. Immagino voi. Io voglio vedere l'altra. Io faccio vedere. Benissimo. Allora, prendiamo questo più chiaro. Very bello questo illuminante. Ah, vedi, lo metto solo qui. Proprio sullo zigomo più alto, un po' sul naso. Questo mi piace. Peccato, cioè, forse avrei preferito singolo perché tra illuminanti così non me ne faccio niente. Però il primo è molto bello. Cioè, giusto se ti abbronzi o trucchi qualcuno, però per collezione, se vi piacciono comunque tutti questi personaggi della Disney, veramente cute. Ci siamo, mancano le labbra. Allora, cosa ho preso per le labbra? Ora, matita Catrice Plumping Lip Liner più Maxi Lip. Cosa vorrà significare? Che va a rimpolpare le labbra? Questa è la colorazione 150. Vediamo com'è. È super morbida, scorrevole. Vado un po' a sfumarla. Molto bello come colore. E sì, mi sa che è un po' rimpolpante perché sento un po' pizzicare. Come rossetti ne ho comprati due, Catrice Essence. Vediamo gli swatches e decidiamo quale applicare. Allora abbiamo questo della collezione sempre alla zucca di Essence che è molto rosato. Forse un po' too much, cioè riprende un po' il colore che ho io internamente. Cioè, ma poi appunto. Dimmi, cosa c'entra con una collezione Pumpkin Pretty Please? Cioè, il nesso? No, perché io non lo capisco. Io non lo capisco, ok? Essence, spiegami. Sweeter than Pumpkin Pie. Torta di. Vabbè. Catrice invece ho preso Powerful 5 Lip Care. È un lip balm? Che colore è? Ho fatto bellissima la forma del lipstick, cioè vedete, una forma molto particolare, ma che colore ho preso? Ah, cioè tipo effetto cadavere. Cadavere ho preso. Vabbè, proviamo questo. Chi si mette questo lip balm? No, seriamente. Allora, non so cosa dire, mi sento letteralmente mortissima in questo momento, tra gli occhi così, e che ho sotto la tinta, quindi già sono un po' colorate. Immaginatevi con le labbra naturali.
Dire che sono piena è dire poco. Quella ciglia che si stacca. Non mi si staccano mai. Possiamo dire che è stato un look fail. Non mi succedeva da tanto di avere così tanti fail. Però alcune cose sono belle. Diciamole insieme. I due sieri, sieri primer e siero classico. Fondotinta e correttore di Sephora, molto validi. Poi matita labbra. Bellissima, questa qua mi è piaciuta un sacco. Palette occhi secondo me non ne vale la pena, cioè nel senso se vi piacciono tanto questi shimmer così grigi, sì, ma gli opachi per me sono sempre un no. Cioè li trovo proprio mosci, difficili da rendere belli power perché appena si tocca un attimo svanisce, quindi bisogna fare 50 passate, sono super polverosi, non sono proprio per me, sono abituata troppo bene. Però se appunto volete fare dei look comunque con degli shimmer belli, gli shimmer secondo me ne vale la pena. Blush top, questo mi è piaciuto veramente un sacco, un sacco, un sacco. La palette degli illuminanti è super, super power e luminosissimo, pazzesco, wow. Anche questo illuminante alla fine era molto carino, anche come base per poi andare sopra con uno in polvere. Non mi ha separato la base né fatto altri danni. Bocciatissimi invece secondo me questo si è andato a nascondere, il gel per sopracciglia perché inesistente, come non mettere niente. Il setting spray purtroppo lo spruzzo non mi è piaciuto, però l'effetto è andato a fondere bene la polvere con il resto, quindi magari è anche valido in sé, però io voglio qualcosa di soffuso, non così doccia. E infine ci sono rimasta malissimo proprio per questa linea, cioè tu non mi puoi mettere l'arancione e poi fare un rossetto rosa, non puoi. Per me bocciati. Per non parlare di questo lip balm, appunto utilizzato proprio solo al centro per dare un effetto più chiaro e un po' ombré. Ma da solo vale retro. Oltre al fatto che mi fa l'occhio monco. Ah, le ciglia finte pessime, pessime, bocciate anche quelle. Vai. Alla fine le labbra mi piacciono pure. È uscito un effetto tra il fucsia sotto, matita e lip balm. Bello, no? Molto carino. Assurdo. Quando si mischiano mille cose, alla fine viene una cosa decente. Niente, raga, questo era tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete che provi altri brand makeup, fatemi sapere quali vorreste vedere all'opera. Mi sono arrivate diverse novità da Sephora, palette appunto natalizie, eccetera, eccetera. Tipo questa qui o questa qui. Quindi fatemi sapere assolutamente se volete vederle all'opera qua su YouTube. Vi mando un bacione gigante, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!